Momenti di tensione stamattina in piazza Primo Maggio a Pescara, alla luce degli approfondimenti della Procura sulla megastruttura installata sulla spiaggia per la convention di Fratelli d'Italia, tra i manifestanti e l'onorevole Giovanni Donzelli. La vicenda è legata alla mega tenso struttura che ospiterà da domani la convention programmatica del partito, alla presenza del premier Meloni, di 15 ministri e di migliaia di persone, e sulla cui installazione pesano ben due esposti alla magistratura da parte del segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo e della portavoce della lista Radici in Comune Simona Barba. Quello che noi contestiamo è proprio la natura autorizzativa, nel senso che è un bene demaniale marittimo. Il bene demaniale marittimo è il massimo bene pubblico. Non è una piazza, non è una strada. La strada e la piazza, il cosiddetto suolo pubblico, sono di proprietà del comune. Questa è proprietà dello Stato, e cioè della comunità. Ha delle ben precise regole, perché si possono dare soltanto in fruizione della comunità tutta, dentro dei parametri. I parametri sono innanzitutto quello legato al mare, legato alla fruibilità, legato al turismo. Deve essere per tutti questo spazio. Non possono essere date, fatte strutture soltanto per usi di tipo privatistico. Ho sentito che dicono: ma tanto arriverà il turismo. Non so se arriverà il turismo per questa realizzazione. Di sicuro non è il turismo il fine. E qualsiasi controllo è il ben visto, ben auspicato, almeno evitiamo qualsiasi polemica. Crediamo di aver fatto anche una cosa buona per la città, perché obiettivamente ci saranno migliaia di persone da tutta Italia che verranno a Pescara e vedranno quanto è bella Pescara, e poi milioni di italiani che vedranno Pescara in televisione, nei telegiornali nazionali. L'attenzione di tutto il governo, questo porterà anche turismo, ricchezza, ulteriore attenzione verso questa città. Ovviamente qualcuno ha invidia, non riesce a organizzare manifestazioni simili, vorrebbe vedere i propri simboli rispetto ai nostri. Comprensibile, però ovviamente ci sono modi e modi di fare opposizione, ciascuno sceglie il suo. È una manifestazione di arroganza, di prepotenza e di tracotanza. Io avrei compreso un evento circoscritto ad un arco temporale di 2 giorni, 3 giorni, non avrei avuto nulla o comunque avrei avuto poco da obiettare, ma è chiaro che questo è uno spot elettorale per la campagna elettorale per le comunali. Questo impianto, questa struttura è spiazzata qui già da 20 giorni e sarà rimossa sulla base di quello che abbiamo avuto modo di leggere il 5 di maggio. Mi sembra proprio un'esagerazione, uno schiaffo alla città. Peraltro coincide con un momento particolarmente interessante della nostra stagione primaverile. E in un momento come questo, in cui solitamente i pescaresi sono abituati a frequentare la riviera, a frequentare la nave di Cascella, a confrontarsi con il mare, a passeggiare sulla spiaggia, tutto questo è stato precluso ed è stato inibito. Vogliamo con forza privare e quindi fare in modo di non autorizzare più queste cose. Sicuramente nessuno potrà permettersi più con noi all'amministrazione comunale di poter realizzare strutture private, perché queste sono feste private di partito sull'Arenire, sulla spiaggia, e nessuno potrà più permettersi di ostacolare la vista mare. Noi saremo molto rigidi e fermi. Fratelli d'Italia, ogni volta che fa manifestazione sempre a livello nazionale, ha già una macchina organizzativa ben oliata che chiede le dovute autorizzazioni, e quindi non vedo tutto questo trambusto che si è creato a Pescara. Le opposizioni vogliono andarci in fondo, che lo facessero tranquillamente. Noi siamo impegnati nell'organizzare nel migliore modo questa 3 giorni che mette Pescara al centro della politica nazionale e non solo, e sono molto contento che Fratelli d'Italia abbia scelto Pescara e l'Abruzzo per questa conferenza programmatica.